Arretrato desiderio desi tra quelli della seconda fila, tra quelli della prima parte piano Dandia S. Ancora prima dello stacco della macchina, Denver Joe dall'esterno cerca di sorprendere tutti ma si getta di galoppo e allora lungo la corda rimane in vantaggio Dimitri Ferm, la scia del quale è presa da Dea Griff che ha colto avvio perfetto per scavalcare Denzel Treb che può essere solamente terzo avendo all'esterno Danger V. Poi dalla seconda fila Dolce Vicky, al cui esterno ci sono Dayton e in terza ruota Dandia S. Ancora una pariglia composta da Dante Clemar con all'esterno Diamond Truppo. Tira subito Remi in barca Andrea Farolfi, questo induce alla avanzata Danger B che tiene in terza ruota Dandia S. Avendo all'interno Dea Griff, poi Denzel Treb che è in fuori Dayton, poi Dolce Vicky che è in fuori Diamond Troop, quindi Dante Clemar e ancora Duca S e Dardo Zac perché ha sbagliato anche Desiderio Desi, così come da Covo Mail. Si va relativamente piano con Dimitri Ferm che comanda nei confronti di Dea Griff e Danger V. 58 e 4 a metà gara per Dimitri Ferm nei confronti di Dea Griff e Danger B, Denzel Treb e Dayton, Dolce Vicky e Diamond Truppo e tutti gli altri chiusi da Dardo Zacca all'esterno con all'interno Duca S. Gruppo molto compatto. Andiamo a registrare il parziale quando mancano 800 metri all'arrivo. Ancora un quarto relativamente comodo per Dimitri Fermi in 29.7. Danger B che ora prova lo scatto ma sbaglia Diamond Truppo. Danger B che prova ad andare più a diretto contatto di Dimitri Fermi che però stampa una frazione in 13.7. E allora lo scatto deciso è quello di Dolce Vicky che si è liberato dalla quarta posizione in corda e va a gravitare su Dimitri Ferma girando Danger Beak all'interno da Griff, quindi Denzel Treb che non ha avuto ancora lo spazio per scattare lo può fare adesso quando Danger Beak ha finito. E allora Dimitri Ferma sotto l'attacco di Dolce Vicky, poi da Griff e Denzel Treb. Dimitri Ferma la corda, Dolce Vicky a largo, Denzel Treb che supera da Griff. Siamo ai 120 finali, Dolce Vicky che ci prova, Dimitri Ferm che si difende, Denzel Treb che si avvicina, poi Dante Clemar nel finale, Dimitri Ferm sotto l'attacco di Dolce Vicky, poi Denzel Treb che si insinua fra i due sul palo, Dimitri Ferm si salva da Denzel Treb che rimonta all'interno e probabilmente batte Dolce Vicky, ma è molto stretta per il posto d'onore, molto molto stretta. E allora Dimitri Ferm vince il 95esimo derby italiano del trotto, è la prima volta per Andrea Farolfi e per Mauro Baroncini che dopo la delusione di due Italia nelle Oaks si rifanno con Dimitri Ferm, mentre per il posto d'onore un grande Dolce Vicky che si era mosso in terza ruota ai 500 finali è raggiunto a fil di palo da Denzel Treb che slalomeggia al suo interno. Denzel Treb che se non fosse stato scavalcato al via da Dea Griff avrebbe potuto produrre il suo spunto dalla scia di Dimitri Ferm ed essere sicuramente molto molto più pericoloso, ma vediamo che Dimitri Ferm difende la posizione e vince sul palo. Bentrovati alla nona puntata di Equus Mondo Trotto. Vi abbiamo proposto subito le immagini del miglior tre anni italiano. Dimitri Ferm che domenica 9 ottobre ha vinto da favorito il derby di trotto delle Capannelle insieme al suo interprete di sempre Andrea Farolfi alla prima affermazione nel nastro azzurro. Per accompagnare la marcia trionfale di Dimitri Ferm verso la vittoria abbiamo scelto la voce di Tracy Chapman, cantante di grande sensibilità, e Tracy Chapman
è anche il nome della madre di Dimitri Ferma, maschio baio oscuro di 3 anni, italianissimo, prodotto della scuderia Ferma di Cesare Canavesio a Vigone e figlio dell'ottimo Nada Asceba. Allena Dimitri Ferma Mauro Baroncini, che a 66 anni ha vinto il suo primo derby, 56 anni dopo l'unico successo raccolto nel nastro azzurro con Micori di Jesolo da suo padre Walter, uno dei 3 grandi guidatori italiani insieme a Romolo Ossani e a Giampaolo Minucci, che hanno conquistato il Grand Prix d'America a Parigi. Complimenti a Mauro Baroncini, che è in collegamento con noi. Ben trovato Mauro. Grazie e buona giornata a tutti voi. Ecco, signor Mauro, lei ha partecipato al derby del 9 ottobre come guidatore, accompagnava Desiderio Desi, c'è stata subito una rottura, poi si è gustato il successo nel derby come allenatore, un successo che inseguiva da parecchi anni, da una vita forse, e l'ha raggiunto con Dimitri Ferma, che è una storia bellissima da raccontare. Ecco, è vero che nessuno voleva questo cavallo che era rimasto invenduto, ma ha deciso di prenderlo in società proprio con Canavesio, l'allevatore, e gli altri 2 soci, che sono Lucio Zucchetti e Renato Mercuri. Che cosa ha visto in Dimitri che gli altri non avevano visto? Ci racconti questa bellissima storia. Il cavallo è rimasto, diciamo, invenduto perché è nato Junior ed era un po' in ritardo di crescita rispetto ai suoi coetanei. Di conseguenza, quando Cesare Canavesio mi ha chiamato per dirmi che c'era questo pulino da visionare, non aveva particolari difetti, era soltanto che era un cavallo giustamente in ritardo rispetto agli altri, essendo nato Junior. Ho visto che il cavallo era proporzionato, non aveva difetti particolari, di conseguenza ho detto, beh, facciamo una cosa insieme in compagnia, e abbiamo fatto una cosa di 4 amici al bar. 4 amici al bar, beh, è una storia bellissima. Avete acquistato Dimitri Ferma per 12.000 euro. Un quarto l'ha preso lei, l'altro quarto l'ha preso Cesare Canavesio, l'allevatore, e poi una metà divisa fra 2 amici, Lucio Zucchetti e Renato Mercuri, 2 cari amici, 2 ippici doc. Ciascuno ha sborsato 3.000 euro per un totale di 12.000 euro. Avete acquistato un cavallo che ha già vinto il derby ed è destinato a vincere somme molto importanti. Che messaggio manda ai suoi soci? Ai miei soci dico grazie per avermi dato fiducia nella proposta. E dico che sono felice di avere dei soci come loro, perché non è adesso che il cavallo si è fermato, ma anche quando nel primo periodo il cavallo ha avuto qualche problema di impiego, di impostazione, non mi hanno mai creato, diciamo, pressione assolutamente. Cioè, una cosa proprio, sono veramente amici per me e questo è importante. Torniamo alla scelta di Dimitri Ferma, un cavallo tardivo ma senza difetti, come ci ha detto prima. Sulla scelta di acquistarlo avrà sicuramente influito anche la genealogia. Suo padre è Nada Asceba o Asciba, a seconda di come vogliate pronunciare il nome di questa località degli Emirati Arabi Uniti, che è anche il nome di un cavallo, di uno stallone importante, di un cavallo che conosce molto bene Mauro Baroncini, con cui Mauro si è tolto delle soddisfazioni. Vero Mauro? Nada Asceba lo allenavo io. E aveva fatto un po' il percorso di Dimitri, nel senso che aveva vinto il Medium, aveva vinto Giovanardi e aveva vinto il Nazionale facendo il record del mondo 12-1 2100 metri, e parliamo di diversi anni fa, parliamo, se non sbaglio, del 2010, e di conseguenza purtroppo dopo il Nazionale il cavallo ebbe un grave infortunio. E il proprietario, secondo me lungimirante, pensò di metterlo in razza e non cercare di recuperarlo come cavallo da corsa. Il figlio si sta facendo grande onore. Ci parli della prima volta che l'ha visto? Si ricorda quando l'ha visto? Vi sarete guardati negli occhi? Mi ricordo che il cavallo arrivò molto più avanti. Il cavallo è stato domato a marzo. Di conseguenza, abitualmente i cavalli vengono domati a settembre-ottobre. Lui ha iniziato 5 mesi dopo gli altri,
Però inizialmente era un cavallo piuttosto emotivo, che faceva vedere un grosso potenziale, ma nelle prime corse era stato un po' alterno. Poi diciamo che la sua corsa iniziale, dove ha fatto vedere qualcosa di particolare, è stata la corsa prima dell'Etruria, la corsa a Bologna, una corsa per 3 anni diciamo di contorno al convegno, dove il cavallo dalla seconda fila vinse in 13 e mezzo, ma molto facilmente. Capito che sarebbe diventato un campione da lì. Quest'anno 8 successi, 5 consecutivi, da maggio è imbattibile. Sì, lui dall'Etruria solo vinto e ha coronato tutto questo meraviglioso percorso. Adesso dove lo rivedremo? Qual è il suo programma? Ma il programma lo devo stilare insieme ai miei soci, perché dopo il derby c'è stata una gioia che ci ha un po' distaccato dalla realtà, di conseguenza adesso bisogna ritornare con i piedi per terra e vedere esattamente quale sarà il programma. Sicuramente fino a fine anno non si rivedrà, il cavallo osserverà un meritato periodo di riposo, l'anno prossimo poi stileremo il programma migliore per lui. Dove può arrivare questo campioncino italiano? C'è tanto entusiasmo negli appassionati, insomma, c'è già chi parla di un nuovo Varenne. Ma questo mi sembra veramente un po' azzardato, perché Varenne è stato veramente unico in tutti i sensi. Comunque è un cavallo che sicuramente fa sognare, è un cavallo che oltre alla sua, diciamo, potenza ha una duttilità importantissima, perché i cavalli per essere completi devono avere queste due doti, duttilità e potenza. E lui le ha tutte e due. Di conseguenza non ha problemi di adattamento alle piste piccole o alle piste grandi. Vedremo, potremo anche guardare all'estero con fiducia, insomma, ecco. Il derby sembrava stregato per lei che prima di Dimitri Ferma lo aveva solo sfiorato, ottenendo 2 secondi posti anche come driver con Sofocle Egral nel 1995 e con Boss di Jesolo nel 2001. Ci ricordi questi due derby? Sofocle, quell'anno lì vinse giustamente il cavallo più forte, che era Stecmo. Con Boss di Jesolo invece, secondo me, fu una cosa un po' sfortunata, trovò un varco millimetri più a MLB e ci fulminò sul palo. Dopo questi 2 secondi posti, sinceramente, anche da allenatore, però è un successo che mi godo pienamente, insomma. Anche suo papà Walter non è stato particolarmente fortunato nei derby, ne ha vinto uno solo nel 1966 con Micori di Jesolo nella splendida cornice di Tor di Valle. Lei era un bambino, aveva 10 anni, che cosa le è rimasto impresso di quella giornata? Ricordo chiaramente a Tor di Valle, perché allora si disputava là derby, che sicuramente era una pista molto più bella di quella attuale di Capannelle. E mi ricordo in particolare, mi ricordo che in realtà andò giù una settimana prima per preparare la corsa e chiamò dopo l'ultimo lavoro il giovedì per la domenica e disse: ho lavorato il cavallo. Lui, che era molto superstizioso, non si pronunciava mai, e tu penso proprio di vincere il derby. In effetti ebbe ragione. Bei ricordi che ci emozionano, anche perché suo padre Walter ha avuto un peso specifico notevole per quanto riguarda tutto il trotto italiano. L'insegnamento che l'ha arricchita di più di suo padre, che si porta sempre nel cuore e di cui non farebbe mai a meno. Ma io lavorare dopo la maturità con papà molto giovane, gli insegnamenti sono diversi. Sicuramente il metodo, l'attenzione quotidiana alla scuderia, perché io penso che la realizzazione di un cavallo sia fatto da tanti piccoli accorgimenti quotidiani. Sono venuto a trovarla inaugurando questa trasmissione a Divignano. La sua giornata è una giornata intensa. Ci parli un po' della sua quotidianità? Beh, adesso diciamo, in questo parliamo di ottobre. La scuderia inizia alle 5 e mezzo, io parlo dei ragazzi, dei groom, iniziano alle 5 e mezzo,
Io arrivo verso le 7:15, inizio in pista alle 7:30, solitamente finisco verso le 12:30, una. Poi vado a mangiare un boccone e ritorno e ho da fare il pomeriggio tutta la preparazione per il giorno dopo o per eventuali, diciamo, trasferimenti di cavalli che andranno a correre, di programmare, diciamo, tutto quello che è il lavoro del giorno dopo per i ragazzi che lavorano con me e chiaramente con i veterinari che vengono, diciamo, puntualmente una volta alla settimana. Viene Salvadori e gli altri giorni viene o il dottor Pazzetti o il dottor Rossi. Il segreto di Divignano, c'è l'aria buona, piste bellissime, è un posto magico, un luogo magico Divignano. Sì, io sono qui da ottobre 89 e devo dire che il posto è veramente felice per quello che è l'allenamento dei cavalli, specificatamente per la loro vivibilità quotidiana. Il posto è tenuto molto, molto bene dalla proprietà e anche a questo devo dire grazie. E poi vorrei spendere una parola chiaramente molto importante sulla guida del cavallo, perché Andrea è stato veramente impeccabile in tutti, nella realizzazione di questo cavallo. Grande Andrea Farolfi, l'avevamo ospitato qui a luglio, gli avevamo predetto, ma era facile, la vittoria nel derby. Lui aveva incrociato le dita, ci aveva salutato semplicemente incrociando le dita ed è stato perfetto su Salchi. La dedica, ho chiesto a lei la dedica a Roma, a caldo, e ha dedicato questa corsa a sua madre. Sì, perché purtroppo è venuta a mancare a febbraio e per me è stata una figura non importante di più in tutta la mia vita, sia da adolescente che da maturo che da professionista. Mi è sempre stata vicina e sinceramente penso che abbia gioito con me quel giorno. Avrà gioito sicuramente con lei e sua mamma Maria, ma anche suo padre Walter, che è stato un punto di riferimento per tutto il trotto italiano. Io la ringrazio, l'aspetto qui nei nostri studi insieme ai suoi soci, ma ci vedremo sicuramente a Torino per l'Orsi Mangelli. Speriamo di vedere un altro cavallo suo trionfare. Abbiamo una particolare predilezione, possiamo dirlo, per Desiderio Desi. Amiamo il galoppo e siamo amici di Graziano Biasia, che crede molto in Desiderio Desi, è anche un ottimo prospetto. Un altro 3 anni di grande interesse. Complimenti. Grazie, grazie a voi per la compagnia. E Grazie. ora gustiamoci le immagini più significative del derby di domenica 9 ottobre. Immagini emozionanti, vedremo anche la commozione di Mauro Baroncini e la grande grinta, il grande cuore di Dimitri Ferm. Un grande talento, un talento che ci emoziona e la cui storia è una favola bella dell'ippica italiana. Ora Dimitri Ferm sotto l'attacco di Olcevichi, poi da Griffe e Denzel Treb. Dimitri ferma la corda, Dolcevichi al largo, Denzel Treb che supera da Griff. Siamo ai 120 finali, Dolcevichi che ci prova, Dimitri Ferm che si difende, Denzel Treb che si avvicina, poi Dante Clemar nel finale, Dimitri Ferm sotto l'attacco di Dolcevichi, poi Denzel Treb che si insinua fra i due sul palo, Dimitri La Ferm. dedico a voi, dai, il derby, perché mi avete portato fortuna, avete perso mezza giornata con me a intervistarmi, ci tenevate, abbiamo vinto, siamo contenti. Il primo derby, emozioni, a chi la dedichi? Ma io questo derby lo dedico alla mia famiglia, a mia moglie, a mio figlio, lo dedico a loro, che sono Troppo tutti i giorni insieme a me e mi sopportano. forte questo cavallo, dove può arrivare? Ma Insieme, dove potete arrivare? adesso abbiamo vinto il derby e ce lo godiamo, poi ci pensiamo. Vado in pista. Grazie, ciao. Un derby da incorniciare con un cavallo che è nettamente più forte degli altri. Sì, oggi si è confermato perché fino ad oggi diciamo che aveva vinto tutti i gruppi più importanti, però il derby è sempre chiaramente il coronamento di tutto, ecco. Con numero uno si è prestato a partire molto bene, che non è facile, poi Andrea ha gestito al meglio. Insomma, ecco. Mauro Baroncini guidava Desiderio Desi, che è un altro prospetto molto interessante. C'è stata una rottura. Desiderio dove potrà arrivare?
Desiderio è un cavallo, secondo me, dai mezzi importantissimi. Purtroppo ho trovato da Covo Mail in rottura e ho cercato di schivarlo, ma non sono riuscito perché in quel momento anche Romolo non sapeva bene dove andare. E mi ha danneggiato involontariamente e mi ha fatto sbagliare. Ecco. Una dedica per questo derby 95esimo di Trotto. La dedico, adesso mi viene un po' il magone, ma a mia mamma che è mancata a febbraio. Mauro Baroncini si è commosso quando gli abbiamo chiesto a chi dedica questa vittoria, ha detto alla madre che è scomparsa a febbraio. Voi, soci, a chi la dedicate? Ma io in primis la dedico a mia moglie, perché per le tante volte che ho detto ciao Dani vado e andavo alle corse, e poi a tutti i miei amici, a chi mi vuol bene e a tante persone che non ci sono più. Questo cavallo fa sognare, che cosa possiamo sognare con Dimitri Fermi? Non lo so, cioè, fa sognare. Anche l'America, pensiamo in grande. Beh, se si può pensare in grande allora anche l'America. Questa corsa era in cassaforte? Anche alla fine c'è stato un brivido, ma... Io la paura uno ce l'ha sempre, specialmente con i cavalli, fino a quando non passi il palo, la paura è giusto che ci sia. Però è un cavallo che ti ha dato tante emozioni e ti regala sempre tante cose. Lucio Zucchetti è felicissimo, il suo Dimitri Ferm ha vinto, è un campione, è un campione. È davvero un grande campione, tante vittorie quest'anno. Dove potrà arrivare questo cavallo meraviglioso? Sì, dopo tanti anni di passione e di cavalli da corsa sono riuscito finalmente a raggiungere, grazie a Mauro Baroncini e Andrea Farolfi, questo traguardo che non è importante, è importantissimo. Credevamo molto nel cavallo perché già dopo Ledro io ci ho sempre creduto, ho sempre detto ai miei soci che il cavallo era un fenomeno, però giustamente doveva dimostrarlo. Oggi l'ha dimostrato che è un grande campione. Beh, lo aveva già dimostrato oggi la consacrazione nel derby. Dove può arrivare? Non lo so, lasciamo perdere, vedremo. Siamo molto ottimisti, vediamo il futuro, deciderà Mauro, che è lui l'allenatore. Una dedica speciale di questa vittoria. Avete dei soci meravigliosi. Ho dei soci meravigliosi, però la dedico ai miei genitori, che mio papà mi ha trasmesso questa passione, che è dal 76 che ho i cavalli da corsa e sono riuscito finalmente ad avere anche questa soddisfazione. Papà si chiamava Virgilio, no? E a 6 anni ha iniziato a portarmi in un maneggio e da lì è nata questa passione. E siamo qua a festeggiare questa grande vittoria. Elio Pautasso è presidente di Federippodromi, ma oggi nelle vesti dell'amministratore delegato delle Capannelle. Qui nel 1884 si è iniziato a correre il derby di galoppo, corsa dalla storia infinita, dal grande prestigio. Dal 2014 alle Capannelle si corre anche il derby di Trotto, il nastro azzurro, che anticamente si correva a Roma, a Villa Glori, ai Parioli e successivamente a Tor di Valle. Come Capannelle ha raccolto l'eredità del nastro azzurro, Presidente? Beh, lo abbiamo raccolto nel 2014 appunto, perché nel 2013 chiuse Tor di Valle e quindi il Comune ci chiese di costruire qui la pista di Trotto. Noi con una scelta dolorosa abbiamo rinunciato agli ostacoli, perché altrimenti non sarebbe fisicamente entrata la pista di Trotto all'interno di quella di galoppo, e abbiamo iniziato questa avventura che secondo me nel giro di appunto questi 7-8 anni si è completamente integrato il Trotto dentro a Capannelle, è diventata una realtà oramai consolidata della quale tutti riconoscono sia la bontà della pista che la bontà delle iniziative che facciamo, insomma, quindi ha avuto il suo momento chiaramente di rodaggio come tutte le cose nuove, per cui abbiamo avviato questa attività secondo me con un buon successo e continuiamo su questa strada. È possibile che trotto e galoppo convivano così bene? Qual è la ricetta delle Capannelle? Ma noi abbiamo anche qualche cavallo in allenamento, qui a parecchi cavalli in allenamento qua di Trotto, abbiamo trovato negli anni anche la convivenza dell'allenamento, non solo delle corse, le corse sono completamente indipendenti, quindi quando c'è il trotto non c'è il galoppo, per cui sicuramente sì, c'è una convivenza ottima, non ci sono problemi dal punto di vista organizzativo, per cui devo dire che poi la specialità trotto-galoppo si sta anche un po' sviluppando negli ippodromi, vedi Napoli che storicamente, altri ippodromi, adesso anche Milano vuol fare l'investimento del trotto all'interno del galoppo, per cui è chiaramente un modo per ridurre un pochino i costi.
Sottosegretario Battistoni, siamo davanti allo stand del MIPAF, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. L'ippica italiana ha vissuto un momento di crisi, ma il trotto continua ad andare forte. Qual è, secondo lei, la ricetta per cui il trotto italiano ha successo anche a livello internazionale? Ma sicuramente dipende dalla qualità che riusciamo a mettere in campo, quindi da tutta la filiera dell'ippica, dai proprietari, dagli allevatori, dagli allenatori, quindi tutta una serie di persone che molte volte in silenzio fanno un lavoro molto importante per questo settore. Credo che l'ippica, come ho detto dal giorno del mio insediamento, è passato un anno e mezzo, adesso avremo la formazione del nuovo governo, quindi vedremo anche la composizione, chi si dovrà dedicare a questo settore, merita un'attenzione particolare, ha bisogno di ritornare ad una dignità che aveva prima. Io sono convinto che oltre ad aver fatto la riforma del funzionario delegato per i pagamenti, che dal prossimo gennaio sarà in vigore, quindi massimo 60 giorni per tutti i pagamenti, l'altro tassello essenziale dovrà essere quello della direzione generale, perché così facendo ci sarà un confronto diretto con il mondo dell'ippica e il Ministero, senza essere rappresentati all'interno di altre direzioni che oltre all'ippica si occupano di tante altre cose. Quindi una direzione dedicata all'ippica che veramente possa contribuire ad un ulteriore rilancio di questo splendido settore. Pagamenti accorciati finalmente a 60 giorni, come diceva il sottosegretario. Lei ha studiato tanto questo settore, quali sono le priorità vere per l'ippica italiana? Ma le priorità vere è quello di dare riscontro subito alle vincite, alle vittorie, quindi ripeto, i pagamenti è stata una delle nostre priorità, quello di mettere l'attenzione su questo, e devo dire ci siamo riusciti, tant'è vero che dal prossimo anno già avremo questo nuovo sistema. Non l'abbiamo introdotto subito perché si sarebbe trovato a smaltire tutto l'arretrato che di fatto ci siamo trovati noi all'insediamento un anno e mezzo fa. Quindi credo che sia questo fondamentale, ripeto, l'altro una direzione completamente dedicata all'ippica, in modo da dare più attenzione al comparto. Sono convinto che con queste due cose poi dobbiamo puntare soprattutto a far conoscere questo settore, quindi ad avvicinare anche le scuole, i ragazzi al mondo del cavallo. Che cosa rappresenta per lei, sottosegretario, il cavallo, questo straordinario animale molto empatico? Ma rappresenta un animale bellissimo, un animale elegante, un animale che dà molte soddisfazioni, e non solo a tutto il comparto, ma a chi lo alleva, a chi lo cresce, a chi lo allena, quindi anche l'amore che si instaura non solo fra il proprietario, l'allenatore, ma insomma anche nei confronti dei tifosi, no? Quindi è un animale bellissimo che sicuramente va tutelato. Abbiamo anche provato a fare anche altre riforme che vadano nella direzione del benessere animale, abbiamo fatto delle corse sperimentali senza frusta, credo che andare avanti anche su questo settore potrà essere un'opportunità per il nuovo governo.